Un saluto a tutti gli amici che in questo momento mi seguono da casa. Oggi il mio saluto vi giunge da San Feliciano. In questo momento mi trovo sul pontile di San Feliciano. Ora, tra poco, ci sposteremo nel lungolago dove andremo ad assistere alla festa, la prima edizione di Gente di Lago. Una festa fortemente voluta da tutti i pescatori e i personaggi della cooperativa dei pescatori del Trasimeno qui a San Feliciano, in collaborazione con il giornalista Marco Pareti. Ora, se voi vi fermate ancora un po' con noi, vi faremo ascoltare cosa hanno detto ai nostri microfoni. 25 espositori, 16 associazioni, tantissima gente. Siamo qui con il nostro catalogo dedicato proprio al Lago Trasimeno e soprattutto alla pesca del Lago Trasimeno. Abbiamo opere importanti dai pescatori del Trasimeno di Alvaro Masseini al catalogo Gli Uomini e il Lago del Museo della Pesca e a tante altre pubblicazioni in tema lacustre. Quindi la tradizione dei pescatori del Trasimeno è una tradizione fortissima qui nel lago, sia dal punto di vista delle tradizioni popolari, della storia, dell'identità lacustre, importantissima, e sia anche dal punto di vista economico, perché sicuramente la cooperativa dei pescatori del Lago Trasimeno e l'indotto che porta la pesca del Trasimeno in Umbria è un forte volano economico. Un evento in un'agenda molto ricca, con argomenti legati al Trasimeno, alla vita dei pescatori, alla vita di coloro che vivono queste sponde da tanto tempo, dalle tradizioni della pesca, le loro arti, le loro usi, costumi e modalità, con il pesce di lago, ma soprattutto con quelle che sono queste tradizioni millenarie, sia con i sistemi di pesca che sono quelli ancestrali che ancora oggi si utilizzano, tipo il giacchio, tipo il martavello e tipo altri tipi di sistemi che veramente ricorrono e ricadono nell'ottavo millennio avanti Cristo, nel periodo neolitico, ma che oggi ancora certe tradizioni vengono comprese da chi sono le identità peculiari e tipiche del Lago Trasimeno, cioè i pescatori e le loro famiglie. Una bellissima manifestazione che riporta indietro nel tempo la vita degli abitanti di questo paese, che era in prevalenza di pescatori. E tutto intorno c'è un'attività così sviluppata, che sono quelle del ricamo del merletto, della falegnameria, delle barche, di quello che ci sono come ceramiche, dei cesti, di tutte le attività artigiane che possono essere a servizio, a corollario del mondo della pesca. Sono stati anche dibattiti, congressi, presentazioni di libri, presentazioni di video. Veramente speciale per San Feliciano e per l'intero Trasimeno. L'edizione zero di un festival Gente di Lago che promette di mettere solide radici perché tale è il rapporto simbiotico che lega da millenni la pesca con il territorio. Pescatori
pescatori sono stati protagonisti, ma non solo. Si è parlato di pesca, di piscicoltura, della storia del territorio, della storia di San Feliciano, delle attività economiche che rendono ancora vivo, attivo, attrattivo questo territorio. Si è messa in evidenza le eccellenze e il valore aggiunto che la passione, insieme all'entusiasmo di tante persone, professionisti, associazioni, imprenditori, può dare mettendo a sistema il mondo della pesca. La cooperativa Pescatori è stata ovviamente la protagonista, mettendo in evidenza un lavoro e un'opera di tutela integrale di un mestiere antichissimo, ma anche dell'ambiente, senza il quale questo lavoro sarebbe impossibile. Appuntamento sicuramente all'anno prossimo per Gente di Lago. Devo dire che queste due giorni sono state molto intense, molto partecipate e tra l'altro io insieme ad altri colleghi di un gruppo di lavoro che stiamo lavorando appunto alla stesura di un libro sulla storia di San Feliciano abbiamo tenuto proprio oggi al Museo della Pesca del Lago Trasimeno una conferenza per restituire al paese, al territorio lo stato dell'arte della stesura di questo testo a cui stiamo lavorando da 4 anni, perché ahimè causa Covid le nostre ricerche soprattutto di archivio sono state interrotte e quindi il lavoro si è allungato un pochino, ma ecco, dovremo consegnare a breve all'editore la bozza e quindi ci auspichiamo che per dicembre questo testo possa essere restituito alla cittadinanza e con paesani. Un festival che ci ha coinvolto in prima persona come associazione turistica Pro San Feliciano. Molte attività culturali, enogastronomiche. Questa mattina abbiamo avuto il piacere di coinvolgere i bambini della scuola primaria in un'attività che abbiamo chiamato Mani in Pasta. Hanno impastato, fatto le tagliatelle umbre e poi hanno mangiato quello che hanno prodotto. Un coinvolgimento dei bambini che sono, le nuove leve di quelle che noi consideriamo una comunità attiva e quindi anche una cittadinanza attiva. Basta di continuare a parlare solo se l'acqua è alta e bassa di questo lago. Ci sono argomenti molto molto più interessanti. E Marco Pareti con questa edizione è riuscito a iniziare a tirarli fuori. E sono molto contento da perugino. Questi due giorni dedicati, come il festival si chiama, Gente di Lago, ha fatto sì di riunire qui a San Feliciano e a Sant'Arcangelo tutto quello che può essere interessante da promuovere per questo territorio. E, che dire? È stata una bellissima esperienza, siamo contenti e soddisfatti anche come cooperativa che abbiamo iniziato a parlare della qualità del nostro pesce, della qualità dell'ambiente dove il nostro pesce cresce, che è il lago Trasimeno, e che non ha uguali in Italia, in Europa, forse anche nel mondo. Veramente, veramente un carnet, un'agenda nutrita e molto ricca di argomenti interessanti, con la chiusura finale di della musica sulla riva del lago al tramonto. Can't you see I'm doing good without you? Take my hands, I want to lose them. Take my hands, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I come here without you? You take the part of one who wants my heart. So why not? Oh, why not take all of me? Thank you.
Quindi evviva i pescatori, evviva la pesca, evviva il lago Trasimeno. Ciao, a presto alla seconda edizione. Arrapate finestre, fammi affaccia Maria, che sto con mia zavia, sparuta pa' vedere. Non trovo onore pace, a notte faccio giorno, sempre per sta catturna, sperandoci parlare. Oi mari, oi mari, quanto suona che perdo per te. Fammi dormire, abbracciato un poco con te. Oi mari, oi mari, quanto suona che perdo per te. Fammi dormire, oi mari.